Benvenuti al nostro mondo, il mondo del Special Rugby, tutti i giovedì ore 22 su Brescia TV e per quelli che ci seguono su internet www.bresciaoggi.it dovete cliccare live in streaming, quindi tutti quelli che vogliono partecipare e anche interagire con noi potete entrare nella pagina Facebook Tutto Rugby TV. Momento anche di raccontare quello che sarà questa serata, una serata molto ricca di avvenimenti, soprattutto ovviamente in chiave palla ovale. Siamo stati sabato alla partita di Calvisano contro l'Aquila. Sinceramente non ho mai visto un'Aquila così debole, così fragile, quindi una partita senza storia. Andremo a vedere e anche analizzare con i protagonisti di questa partita questo incontro del rugby di eccellenza che vede la sconfitta del Viadana fuori casa contro i Cavalieri di Prato 13-0, quindi un momento diciamo interessante di questo campionato. Andiamo al primo blocco, quindi il primo blocco Calvisano-Aquila, e visto che eravamo lì c'era una partita subito dopo dell'Under 16 del Calvisano contro l'Oltremera, quindi primo blocco, primo segmento di Special Rugby, Calvisano eccellenza, Calvisano Under 16. Vamos! Fermo restando che io ho scelto il veneno di Minzia Palazzani, comunque il veterano Luigi Ferraro si è portato de meno de mezz. Hai l'autocritica per definirti de meno de mezz? Sì, ho l'autocritica sicuramente. Oggi penso la partita abbia giocato molto meglio Guglielmo, però questa man of the match secondo me è stato per premiare il lavoro degli avanti, che è da 3 o 4 partite che si comportano bene sia in mischia chiusa che in rimessa laterale, dove veramente diamo tanti palloni di qualità. Quindi se il mediano di mischia o i tre quarti riescono a giocare bene, molto spesso è del lavoro sporco degli avanti. Comunque penso stiamo trovando la giusta strada, sempre più concreti, anche con Mogliano, con Padova molto bene, anche oggi, anche se l'Aquila in campionato è nei bassi fondi, però è sempre una squadra molto aggressiva e non è facile dimostrarsi e fare un punteggio. Penso insomma tutti hanno dato il massimo, anche quando c'è stato le sostituzioni del secondo tempo, il livello e l'intensità sono rimaste di qualità ed alte. Io dicevo che ho visto un Palazzani molto veloce nel gioco, ha distribuito con tanta diciamo, dinamica, o sbaglio? Grazie mille dei complimenti, ma vorrei dire così, in una giornata così difficile con questo tempo, con quella pioggia, il campo pesante, bisogna premiare quello che ha fatto la differenza. Quello che ha fatto la differenza oggi è stato un grandissimo lavoro della Tusce, della mischia, e quindi è giusto premiare un primo simbolico diciamo a tutta la mischia. E dopo sono convinto che offrirà da bere Gigi stasera al bar di sicuro. Beppe Morti, tocca oggi parlare con la stampa per quanto riguarda la tua squadra, una partita senza storia. Sì, così. La partita che abbiamo preparato in un certo modo, siamo riusciti ad andare a farla mettere sui binari che avevamo cercato avevamo preparato, e siamo stati bravi. Forse l'avversario di oggi, senza voler mancare di rispetto all'Aquila, era un po' così, messo nelle condizioni non proprio giuste per poter affrontare una partita di questo tipo, quindi le cose sono andate subito in discesa dal principio. Però devo dare merito ai ragazzi che comunque hanno affrontato il match con una buona dose di concentrazione, considerato che poi hanno giocato dei ragazzi che finora avevano giocato poco o niente. Devo dire che siamo ancora più soddisfatti, perché questo vuol dire che stanno lavorando bene tutti. Questa è la cosa più positiva della giornata. Quindi siamo abbastanza soddisfatti, diciamo. Well, adesso arriva il momento dell'Europa. Europa, e vi capita ovviamente non una squadra ultima arrivata, una squadra che è stata anche campione tanti anni fa dell'Europa. Parlo del VAF.
quindi una trasferta insidiosissima. Sì, una trasferta insidiosissima, dove sappiamo che andremo a trovare una squadra sicuramente di un livello superiore al nostro, però noi siamo tranquilli, contenti di fare un'esperienza di questo tipo, i ragazzi sono felici di andare a fare un'esperienza di questo tipo, confrontarsi con una realtà sicuramente più forte della nostra, però giochiamo a rugby e andiamo per fare la nostra figura, se riusciamo a fare bella figura, bene, per come abbiamo fatto qui con Agen, con lo stesso atteggiamento, dobbiamo andare a affrontare queste due partite che si aspettano con il BAT. Se noi andremo con l'atteggiamento giusto, usciremo da queste due partite felici di aver fatto questo tipo di esperienza. Basta che non andiamo a fare quello, l'atteggiamento che abbiamo avuto quando siamo andati a Bucarest, altrimenti facciamo veramente delle magre. Dig it. Go cool and at a bar, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. What a low C. The girls was all jocking at the other end of the bar, having drinks with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina. Secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner. But now all the poodles run to my house for the Funky Cole Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spuds McKenzie, Alex from Strohs. They won't leave my dog alone with that Medina, pal. I went up to this girl. She said, hi, my name is Sheena. I thought she'd be good to go with a little Funky Cole Medina. She said, I'd like a drink. I said, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she gon' lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her out, I don't fool around with no Oscar Mayer wiener. You must be sure that your girl is pure for the Funky Cole Medina. You know, ain't no plans with a man. It's the 80s and I'm down with the ladies, you know. Break it down. A little affection. I took a shot as a contestant on the Love Connection. The audience voted, and you know, they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner. She had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting. It said she started talking about plans for a wedding. I said, wait, slow down, love, not so fast, I'll be seeing ya. That's why I found you don't play around with the Funky Cole Medina. You know what I'm saying? That Medina's a monster, y'all. Funky Cole Medina.
Luca, la prima partita che vedo della tua squadra Under 16 dell'Oltremela, che vince contro un Calvisano senza peli, io direi 34-5 se non sbaglio, una cifra così. Ma è il punteggio, ma... E quindi l'importante oltre al punteggio è l'atteggiamento della tua squadra. Sì, ti ringrazio Norberto. Abbiamo giocato contro un Calvisano, secondo me magari non la primissima le primizie del Calvisano, ma una squadra secondo me combattiva che ci ha creduto. Noi eravamo preparati, siamo stati onorati di giocare sul campo principale di Calvisano. I ragazzi hanno risposto alle nostre aspettative, hanno trovato morale, gioco, e siamo soddisfatti per questo risultato. Mi chiamo Federico Zampedri, ho giocato apertura in questa partita e i miei ragazzi hanno giocato davvero bene, hanno fatto una buona difesa, dei buoni contrattacchi e si sono meritati la vittoria. Mi chiamo Daniele Carlotti, terza linea, laterale. Mi chiamo Ali Shieb, sono l'ala. Mi chiamo Davide Flauto, tallonatore. Mi chiamo Salvatore Vergognini, pilone destro. Pasetto Francesco, secondo centro. Nicolini Mattia, ala. Mi chiamo Milani Alessandro, mediano di mischia. Diego Berasi, terza linea laterale. Mi chiamo Cebava Ahmed, faccio l'ala. Momento di parlare della Serie B che noi seguiamo ovviamente in chiave bresciana, la Serie B del Rovato che ha vinto senza problema contro l'Alessandria e la Serie B della Bassa Bresciana che ha perso ai noi nel girone 3, girone Veneto, girone difficile contro il Tarvisium. Quindi abbiamo immagini, abbiamo protagonisti e andiamo subito a vedere questo blocco, è un segmento secondo me molto interessante. Il risultato di 23-0 si conclude l'incontro. È stato detto come man of the match, migliore giocatore della partita, il numero 8 del rugby Rovato, Arturo Mezzoli. Arturo Mezzoli, eletto man of the match dell'incontro. Com'è che hai visto la partita da un tuo punto di vista? Allora, l'avversario maggiore che mi ha avuto oggi secondo me è stato il campo. La partita parla da sé, hanno fatto forse una volta, sono entrati nei nostri 22, quindi prendiamo quello che è venuto, puntavamo i 5 punti, sono arrivati 4, però li abbiamo tenuti a 0 sul tabellino, va bene anche così. Poteva essere una partita più difficile di quello che sembrava, perché la classifica vale fino a un certo punto, appunto in campi del genere. Campo molto 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 pesante, e è andata bene. Dunque, secondo te tu sei stato il migliore dell'incontro oppure hai visto altri giocatori che hanno giocato comunque meritevolmente durante l'incontro? Vabbè, senza dubbio tutta la squadra si è mossa bene, perché il pacchetto di mischia sarebbe stato da premiare tutto. Se me lo merito o no, non lo so, non sta a me deciderlo, è arrivato dall'alto e prendiamo quello che è arrivato. Va bene così. Siamo qui con Muyodi, che è il giocatore numero 8 dell'Alessandria, giocatore straniero, ci puoi dare una tua presentazione, com'è che ti trovi qui ad Alessandria, da quant'è che giochi a rugby? Ok, sono venuto qui in Italia nel 2009,
Ho giocato giovanile con Viadana, dopo Viadana sono andato a giocare con Colono Rugby e poi sono qua a Alessandria in prestito e mi trovo bene con dei ragazzi, siamo tutti giovani e stiamo cercando di costruire la squadra forte. Il mio obiettivo è per dare massimo, per vedere che riesco ad andare a giocare in Serie A. Siamo qui con Francesco Filippini, allenatore del Rovato. È arrivata la vittoria contro l'Alessandria, tuttavia non è arrivato il bonus che probabilmente vi aspettavate. Com'è che è stata per te la partita? Ma sul bonus che ci aspettavamo, sai, le partite vanno vinte in campo, no, non prima o dopo. Sapevamo che l'Alessandria veniva con la voglia di far bene e credo che abbiamo comunque dominato la partita. Non siamo riusciti a fare la quarta meta per delle scelte sbagliate, un po' anche per il campo che effettivamente era al limite della praticabilità. Rispetto alla scorsa stagione, ricordo che l'Alessandria vi aveva sconfitto in trasferta ed era una squadra forse in parte più tecnica anche con Pins in campo. Com'è che hai trovato questa Alessandria di questa attuale stagione? Ma molto ringiovanita, ha perso i giocatori diciamo professionisti o professionali che aveva, che comunque non erano solo Pins ma ne avevano 4-5 e quindi riparte dal proprio settore giovanile e sicuramente fa più fatica dalla stagione scorsa e oggettivamente è una squadra più debole dalla stagione scorsa. Ti senti comunque soddisfatto della prestazione dei tuoi ragazzi oggi in campo? Ma dalla partita sì, manca il bonus, però come ho detto prima mi tengo la vittoria, che è la cosa più importante, e la buona prestazione. La buona prestazione del Mignano di Mischia, che era l'esordio assoluto, che ha comunque non ancora 18 anni, e anche il Pilone e altri giocatori che avevano 18-19 anni, che hanno comunque ben figurato e di quello sono contento. Dispiace perché sicuramente potevamo, in casa nostra abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni e oggi non abbiamo fatto benissimo, abbiamo fatto parecchi errori, specialmente con le touche, ripeto, e ci fa capire anche nell'uno contro uno che il rugby è importante avere l'aggressività, avere la disciplina e forse quello che hanno fatto bene loro oggi è quello specialmente negli ultimi 20 minuti di essere aggressivi e di non sbagliare niente. Giusto per parlare della partita di oggi, Brescia, Bassa Bresciana contro la Tarvisium, io in qualità di allenatore della Tarvisium posso dire che sicuramente purtroppo dopo 3 settimane di stop ripartire con il campionato è stato sicuramente una partita giocata abbastanza intensamente da tutte le squadre. Purtroppo
la disciplina oggi da parte nostra è stata molto carente, visto che abbiamo preso 4 gialli in una partita di rugby. Questo può incidere moltissimo. Posso fare i complimenti ai ragazzi miei, soprattutto per la volontà dimostrata a sprazzi e aver avuto la capacità di portare a casa anche il bonus delle 4 mete. Per quanto riguarda il Brescia, ho visto sicuramente una squadra molto aggressiva. Un po' davanti hanno sofferto, soprattutto nelle mischie chiuse, dove sono stati girati molte volte, qualche volta sono stati spinti indietro da parte nostra. Comunque un'attitudine abbastanza ottimale dal punto di vista dell'atteggiamento durante l'incontro, con delle ottime percussioni, e questo ha permesso al Brescia di fare le 2 mete e di rimanere in partita per molto tempo durante anche il secondo tempo. Per chiudere posso dire che il tempo ci ha graziato, perché in questa settimana la pioggia è stata una cosa eccezionale, purtroppo, e abbiamo trovato sicuramente un ottimo impianto che ci ha permesso di giocare a rugby e divertirsi un po' tutti. Sleep a lot, and I've got to take a shower. I stink, and whatever. I'm gonna stay here, slump on my couch. I love everyone. Your attitude, do what you don't want. Fuck everyone. Hug attitude. Shower, I stink, and
Terzo segmento di Special Rugby, quindi si tratta semplicemente di lanciare questi segmenti qui in questa location, io direi spettacolare, seconda classe, diciamo il fortino, il pub del rugby a Brescia. C'è stato domenica scorsa, il 2 dicembre, la festa in beneficenza per il Movember Day, e quindi non dimentichiamo anche quell'aspetto solidale del rugby. Per quanto concerne il terzo segmento, andiamo a vedere la C d'Elite. Significa Lumezzane che, tra virgolette, ha passeggiato a Ospitaletto, e significa il Marco Polo che ha extra vinto con un risultato che quasi arriva ai 100 punti. Una buona partita, siamo partiti subito a 1000, abbiamo conquistato il bonus che era il nostro obiettivo dopo un quarto d'ora, 20 minuti, il resto della partita è andato molto bene perché non abbiamo calato l'intensità, anche la disciplina è andata bene, malgrado il punteggio alto siamo riusciti a tenere la mente fredda. La partita è stata una gran bella partita a livello di ignoranza, ci siamo picchiati per bene, il campo era bello pesante, c'erano tante mischie belle, è stata una partita che ci ha dato soddisfazione dal lato fisico, e poi i tre quarti fissavano i loro tre quarti, facevano le fotografie praticamente e andavano tantissimo, è stato bellissimo. Ci abbiamo giocato abbastanza bene, rispetto a domenica scorsa siamo migliorati, però ovviamente rispetto a una squadra come Lumezzane non si poteva fare altro. Però siamo contenti che sia andato così, ci servirà per migliorare. Allora, secondo me la partita è andata bene, abbiamo giocato bene, gli avversari erano molto forti, ci abbiamo messa tutta. D'altronde anche le condizioni del campo erano quelle. Non so più cosa dire realmente, sono troppo stanco, è un freddo freddissimo. Evidentemente abbiamo giocato contro una squadra molto più forte della nostra, sapevamo che sono primi in classifica e che hanno vinto bene dappertutto. Il nostro era di vedere e verificare a che punto siamo nella nostra preparazione, non tanto atletica, la preparazione della conoscenza del gioco. Penso che abbiamo fatto una buona difesa, anche se abbiamo preso tanti punti. Qualcuno è stato un po' fortunoso, ma sono contento dei ragazzi perché hanno reagito bene, hanno combattuto e hanno anche proposto delle azioni di attacco, tant'è vero che hanno segnato una meta. Siamo stati un po' ingenui nel primo tempo, abbiamo utilizzato male i palloni vinti molto bene in touche, e abbiamo utilizzato male perché abbiamo dato delle indicazioni agli avversari di come giocavamo, però insomma tutto sommato abbiamo, rispetto alla partita di Monza che pure abbiamo vinto, abbiamo giocato meglio che non domenica scorsa, spero che domenica prossima recupererai e potremo fare meglio ancora. Yeah.
qui con Roberto Facchetti, veterano del CUS Brescia e man of the match oggi. Cosa ne pensi della partita? Nonostante il punteggio faccia sembrare la partita semplice, è stata una partita dura soprattutto per le prime linee, hanno giocato parecchie mischie e abbiamo dato possibilità ai nostri tre quarti di fare delle grandi mete, delle grandi giocate, siamo veramente contenti. Cosa ti aspetti per il proseguo del campionato? Personalmente un po' di riposo per quanto riguarda la squadra, che vada avanti così con grandi risultati e tutte le partite 5 punti. Siamo qui con Federico Vitali, mediano di mischia del CUS Brescia. Come è andata oggi? Ma direi abbastanza bene, è stata una partita semplice per noi, però siamo riusciti a fare in media il nostro gioco e quindi siamo soddisfatti. In prospetto delle prossime partite, cos'è che dobbiamo migliorare? Sicuramente i punti di sostegno, dove manca sempre nel prolungarsi delle fasi qualche persona in più che ci consenta di mantenere il possesso sicuro, e a volte è la disciplina proprio nei confronti dell'arbitro, quando noi ci lasciamo scappare sempre qualche parola in più e veniamo sanzionati.
E adesso arriviamo al quarto segmento, però non possiamo non parlare della sconfitta del rugby Brescia Serie A, la squadra di Molinari Grangetto, che è andato a Tirrenia a giocare contro la squadra federale, con la squadra dell'Accademia. Al primo minuto subito meta del Savoldelli, sembrava una partita diciamo in discesa, invece no. Una partita che si è dimostrata molto difficile per la squadra cittadina e alla fine ha visto la vittoria della squadra dell'Accademia, però la squadra Molinari è riuscita a portare a casa il bonus. Quindi mentre sto parlando in questo momento mandiamo l'immagine saliente di questa partita con le mete e ai noi speriamo nel prossimo recupero del Brescia. Ringraziamo come al solito l'immagine di Dario Franzoni. La partita è stata molto combattuta fino all'ultima azione, abbiamo dominato nel primo tempo oggettivamente, sprecato troppo per quello che potevamo concederci. Nel secondo tempo il risultato troppo tirato ci ha condizionato da un punto di vista mentale e purtroppo abbiamo sprecato ancora di più. È stata una bellissima occasione, persa, però che ci ha dato degli ottimi spunti da un punto di vista del gioco, da un punto di vista dell'organizzazione in campo, ci ha dato molto morale viste quelle che sono state le prestazioni precedenti. Onore alla squadra avversaria che comunque su questo campo ha oggettivamente faticato. Ci sarà di sicuro stimolo per la prossima partita contro l'Orobic domenica prossima in quel di Bergamo. Speriamo e siamo sicuri di riuscire a fare meglio, soprattutto guidati da un team di allenatori come Zanone e come Dennis Lanzini, che ci stanno portando a crescere molto bene e oggettivamente in maniera molto più ordinata. Anche questo è un progetto che stanno portando avanti. Il progetto della seconda squadra è un progetto importantissimo per quanto riguarda il Marco Polo Cus Brescia e sarà il trampolino di lancio per tutti i ragazzi dell'Under 20 che arrivando dall'Oltremella dovranno militare poi in prima squadra. Speriamo per portarci a alti livelli, quantomeno quelli che ci meritiamo, che io credo siano sinceramente quantomeno una tranquilla B. Cerchiamo di quest'anno portare un livello sufficientemente alto perché i ragazzi dell'Under 20 che l'anno prossimo militeranno con noi e tra due anni ancora di più potranno trovare ulteriore spunto di crescita e ulteriore spunto di miglioramento a beneficio della società. Raptors 1
giochi a e sono anche calciatore. Ok, da quanto tempo giochi? Da 5 anni. Ok, complimenti allora. La cosa più importante oltre a vincere? È divertirsi. Bravissimo. Mi chiamo Mario, ho 9 anni e abbiamo vinto la finale 5-1 e contro il Roato. Mi piace il rugby perché è gioco di squadra e perché giochiamo quando piove e quando c'è un po' di fango ancora di più ci divertiamo. Okay. Ciao, sono Mario, l'allenatore dell'ospitaletto dell'Under 10, ho 23 ragazzi, oggi siamo venuti qua a Roato per fare, ci siamo trovati a questo concentramento. La cosa più importante è che i bambini si sono divertiti e come potete vedere anche dal campo, quando il campo è in queste condizioni si divertono il doppio. Ai miei ragazzi gli dico la prima cosa importante, che devono divertirsi. Cosa significa per voi lavorare sul vivaio di questi bambini? Lavorare sul vivaio vuol dire crescere, perché noi siamo una società appena nata, siamo come società Raptors solamente dal marzo di quest'anno. E quindi noi dobbiamo assolutamente lavorare sul vivaio. Abbiamo cominciato quest'anno, abbiamo un under 8, ha fatto una bellissima figura oggi visto che hanno vinto tutte le partite. Abbiamo un under 10 quasi completa perché siamo a 10 elementi, ma ogni tanto qualche malattia, qualche defezione c'è sempre. E un under 12 che, pur non arrivando ancora ai 12 elementi, siamo solo in 11. In realtà sembrano veramente esserci delle individualità molto, molto forti. Abbiamo anche un under 14 che da gennaio probabilmente cominceremo a giocare il campionato e non abbiamo saputo dire di no anche a quelli più grandi, abbiamo anche qualche elemento dell'under 16 che cercheremo di gemellare con altre società con una storia un po' più vecchia della nostra. Ecco. Io sono Gianluca e sono uno dei dirigenti dei Raptors. Com'è andata questa giornata? Benissimo, grazie all'organizzazione è andato tutto meravigliosamente bene. Raccontami come viene organizzato il settore vivaio là a Parabiago. Beh, noi a Parabiago abbiamo un vivaio che parte dall'under 6 con due squadre di under 8, due di 10 e due di 12. Siamo molto contenti per i risultati che stiamo ottenendo perché il numero ci sta premiando. Come puoi vedere i ragazzi sono qua, siamo molto, molto onorando il terzo tempo. Terzo tempo siamo imbattibili. Per chiudere la giornata qui a Roato, perché siamo stati dalla mattina già con il mini rugby dopo la Serie B, adesso anche è il momento di sentire le ragazze, le Queens di Roato, e ci siamo con la capitano. Hai qualcosa di interessante sicuramente da dirci? Allora, inizia il torneo alle ore 11 e le squadre in campo saranno il Brescia, Crema, Cremona, Calvisano e Lodi e niente, per cui vi aspetto numerosi, vogliamo il tifo. Ecco le nostre due giocatrici, le più giovani. Oggi hanno partecipato alle selezioni a Mantova. Dobbiamo imparare tanto, però come amicizia e tutto ci siamo. L'appuntamento per domenica prossima è allo Stadio Pagani alle 11, a Roato. Momento dei saluti. Arrivederci, ci vediamo la prossima settimana come al solito su Brescia TV, per quanto riguarda la televisione, su internet, su www.bresciaoggi.it, sulla pagina Facebook Tutto Rugby TV, sempre con la voglia, con la volontà di comunicare più rugby, ci vuole. Il rugby non è soltanto il grande evento della domenica quando arriva un grande nazionale, se no anche il movimento di base, come chiamiamo noi. Quindi noi ci crediamo, come credono anche tanti dirigenti del rugby bresciano, e quindi saluto con la mia solita frase. Viva il rugby!